Ciao ragazzi, allora uno va a cercarsi l'avventura in Nepal, in Tibet e poi rimane impantanato in un ruscello a Barberino di Mugello in provincia di Firenze. Allora, poi cercherò di pubblicare il video completo per farvi vedere dove mi ero andato a infilare. Comunque questo video è per dirvi che è andato tutto bene. Dopo che ho pubblicato l'appello si è subito creato un enorme passaparola, persone mi hanno scritto, vengo io, vengo da Bologna, vengo da Milano, vengo da Assisi, vengo da Firenze, vengo da Sesto Fiorentino. E non volevo scomodare nessuno di troppo lontano, perché sapevo che qualcuno di zona sicuramente l'avrei trovato, e infatti voglio ringraziare soprattutto Andrea, Fabrizio, detto Cecca, e il ragazzo della Raticosa, che non so come si chiama. Andrea e Fabrizio sono i primi ad arrivare, hanno preso la palla al balzo, sono montati sui furgoni, hanno portato una corda, abbiamo legato la moto dalla barra paracarena, quella alta, dell'Outback Motortech, mentre loro dall'alto tiravano, io cercavo di dare delle sgassate e piano piano mi hanno portato su e quindi mi hanno liberato dal pantano. Potevo provare a dormire lì con la tenda, c'avevo roba da mangiare, per bere, tutto quanto, ma tanto non sarei venuto fuori neanche domattina perché il posto era veramente insidioso, una parete rocciosa ripida e poi tutta unta di questo coso de dell'acqua dei ruscelli, era scivolosissima. Tant'è che la moto mi è cascata 1.000 volte, mi è anche rimasta sotto la gamba una volta. E il ragazzo, invece, il terzo ragazzo della Raticosa, di cui non ricordo il nome, non ce l'ha fatta arrivare in tempo perché ha trovato un diluvio universale. Quindi, tra l'altro, quando mi hanno tolto dal ruscello Andrea e Fabrizio, è venuto giù il temporale anche lì. Quindi, ci siamo salutati e sono venuto giù. Il piano era di dormire fuori, in tenda, cucinare la pasta, fare video, tutto quanto, ma sono tutto bagnato, sudato, sporco, stanco, perché ho fatto veramente una giornata intensissima, 2 ore solo per venire via da quel pantano e prima di quelle 2 ore lì altre cose che vedete nel video. E quindi con questo clip volevo rassicurarvi, è tutto bene, non è successo niente, sono stato aiutato e quindi sono riuscito a tornare a casa sano e salvo, anche la moto. E volevo ringraziare tutti quanti, chi voleva venire, chi ha fatto passaparola, chi mi ha mandato un messaggio di esortazione, chi mi ha detto sgonfia le gomme, oppure chi mi ha detto se poi nessuno non viene, domani vengo io da Milano. Tutti, volevo ringraziare tutti e ci vediamo al prossimo appuntamento online, che sarà probabilmente uno di questi video qui. E adesso sbaracco un po' di roba e poi vado a dormire perché non ce la faccio più. Grazie a tutti ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Mamma mia, che serata. Vuole l'avventura? Ecco l'avventura.